È stato un pomeriggio tutto dedicato a Maria, quello di Papa Francesco nella festa dell'Immacolata Concezione. Come annunciato poche ore prima all'Angelus, il Papa ha compiuto prima una sosta nella Basilica di Santa Maria Maggiore per salutare Maria Salus Populi Romani. Poi ha raggiunto Piazza di Spagna, dove ha compiuto il tradizionale atto di omaggio alla statua dell'Immacolata. Alla presenza del cardinale vicario Vallini, del sindaco di Roma Marino e di numerosi fedeli, Papa Francesco ha recitato una preghiera scritta di suo pugno. Parlando a nome della Chiesa che è in Roma e nel mondo intero, ha sottolineato il grande conforto che tutti riceviamo nel sapere che la nostra madre è totalmente libera dal peccato. Sapere che su di te il male non ha potere ci riempie di speranza e di fortezza nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere contro le minacce del maligno. Una lotta in cui non siamo soli, ha aggiunto il Pontefice, ma possiamo contare sulla materna protezione di Maria. Papa Francesco l'ha invocata per noi, per le nostre famiglie, per questa città e per il mondo intero, perché vinca nei cuori e negli avvenimenti il disegno di salvezza di Dio, la grazia prevalga sull'orgoglio e possiamo diventare misericordiosi come misericordioso il nostro Padre Celeste. In questo tempo che ci conduce alla festa del Natale di Gesù, insegnaci a andare controcorrente, a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio, a decentrarci da noi stesso per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia. O Madre nostra Immacolata, prega per noi. A mezzogiorno in Piazza San Pietro, prima di recitare la preghiera mariana dell'Angelus, il Papa aveva spiegato che il messaggio della festa dell'Immacolata Concezione si può riassumere con queste parole: tutto è grazia, tutto è dono gratuito di Dio e del suo amore per noi. Maria, la piena di grazia, come la chiama l'angelo Gabriele, ci mostra che l'essere viene prima del fare e che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. E questo mistero dell'accoglienza della grazia, che in Maria era senza l'ostacolo del peccato, ha chiarito il Papa, è una possibilità per tutti perché, scrive San Paolo, anche noi siamo scelti per essere santi e immacolati per mezzo di Cristo. Di fronte all'amore, alla misericordia, alla grazia divina riversata nei nostri cuori, ha concluso Papa Francesco, la conseguenza è una sola, la gratuità. Perché se tutto ci è stato donato, tutto deve essere ridonato. In che modo? Lasciando che lo Spirito Santo faccia di noi un dono per gli altri. Lo Spirito è dono per noi e noi, con la forza dello Spirito, dobbiamo essere doni per gli altri. Che ci faccia diventare strumenti di accoglienza, strumenti di riconciliazione, strumenti di perdono. Se la nostra esistenza si lascia trasformare dalla grazia del Signore, non potremo trattenere per noi la luce che viene dal suo volto, ma la lasceremo passare perché illumini gli altri. E non dimenticatevi, la salvezza è gratuita. Noi abbiamo ricevuto questa gratuità, questa grazia di Dio e dobbiamo darla. Abbiamo ricevuto il dono, dobbiamo ridonare agli altri. Non dimenticare questo.